L'anno prossimo sarà un anno in ripresa, cioè l'andamento dell'attività economica nel corso del 2013 sarà un andamento crescente. La luce della ripresa si vede. Cambierai anche perché la zona, cioè, è lo stradone principale d'ingresso della zona industriale. Cioè, questo è lo stradone principale deserto. Questo è lo stradone principale, non ci sono merci, le aziende chiudono. Le istituzioni internazionali, anche loro pure condividono questa progressiva riaccelerazione dell'economia nel prossimo anno, nel secondo anno. Mentono sapendo di mentire, perché più aumenti la pressione fiscale, più aumentano i debiti dello Stato. È scientificamente provato. Basically, the bottom line of which is, Fondamentalmente la situazione rimane difficile, ma ci sono segni di prudente ottimismo. Lavoro non ce n'è, siamo tutte famiglie in difficoltà. No? Continuano a chiederci l'IMU, la TARSU, quello e quell'altro. Il pane tutti i giorni, non me lo posso più permettere. Non è che ti dicono, beh, il cazzo di grazie, facciamoci uno sconto sulle tasse. No, No, continuano a chiederci aumenti su devi aumenti. pagare. La gente si sta incazzando e si va a Roma, ma non si va a fare la passeggiata con i fischietti tamburi, si va con Manganelli. Ministro, la recessione è finita? Io credo di sì. Credo che tra questo trimestre il quarto l'economia entrerà in ripresa. C'è il dato della fiducia dei consumatori, ci sono la ripresa della produzione industriale, la fiducia dei consumatori, ci sono la ripresa della produzione industriale. Dove è finita la crisi? Siamo in 60.000 qui a Pordenone, sono 10.000 case senza lavoro. Il governo ha messo in ginocchio tutti, e se loro abbassano le tasse, le pagano tutti, poche ma pagate tutti, ma non 73%, 72%. 73%. Sì, caro, fai il calcolo 72%. Per adesso sono segnali macroeconomici che hanno a che vedere con i dati di alcune agenzie internazionali, alcuni macro dati che dicono che l'anno prossimo, il 2014, la ripresa è effettivamente a portata di mano. Nel 2014 la ripresa è effettivamente a portata di mano, è effettivamente a portata di mano, è effettivamente a portata di mano. Insomma, va tutto bene, Madama la Marchesa.